Buongiorno a tutti, sono il maggiore Mauro Rastella e do il benvenuto da parte del Comando Militare Esercito Puglia. Il motivo del nostro incontro è l'attuazione del protocollo d'intesa Una Stoccata per la Vita, che ha visto quali firmatari l'esercito, al tavolo rappresentato dal suo massimo esponente in Puglia, il generale Mauro Prezioso, la conferenza episcopale pugliese, qui è rappresentata dal delegato allo sport Monsignor Luigi Romanazzi, l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Università di Bari e la Federazione Italiana Scherma Puglia con il Presidente regionale, l'Avvocato Matteo Staraccio. Ed è proprio la professoressa Di Maglie Professoressa, a lei la parola. Grazie Maggiore e grazie a tutti voi che siete qui questa mattina. È con enorme piacere che lavoriamo ancora una volta fianco a fianco con l'Esercito Puglia. La scuola, la nostra scuola, lo sapete, ha voglia di fare rete, ha voglia di realizzare tante cose con l'obiettivo sempre della migliore formazione per i nostri studenti. Ed è per questo che ci spendiamo ed è per questo che abbiamo insistito fortemente per poter essere coinvolti nel progetto. Un progetto destinato al primo biennio del nostro istituto, un progetto che mira a sviluppare e a potenziare tutti i valori di cui lo sport è portatore. È con enorme piacere che annunciamo oggi la partecipazione del liceo De Santis Galilei con tutti e quattro i suoi indirizzi, l'indirizzo classico, linguistico, scientifico e scienze umane, la nostra partecipazione al progetto Una Stoccata per la Vita, un progetto che avvicina i ragazzi allo sport, ad uno sport in realtà nel pensiero comune considerato minore, perché la scherma non gode certo degli onori e del seguito del calcio, ma è uno sport assolutamente fra i più medagliati in tutta Italia e fra quelli che maggiormente veicolano i veri valori fondamentali dello sport, il valore dell'allenamento, della forza di volontà, della capacità di rialzarsi dopo una stoccata e la capacità di continuare e conseguire delle vittorie, che è appunto il risultato di un lungo processo di formazione. La formazione della persona umana è quello che noi inseguiamo, che è fatta di tante competenze, non solo le competenze disciplinari delle materie studiate in classe, ma anche tutte le competenze trasversali che abbracciano l'intera sfera della persona umana. La dottoressa Francesca Adelaide Garufi, che invitiamo a prendere la parola per un messaggio di saluto. Prego, grazie molte. Sono particolarmente lieta di essere qua all'inaugurazione di questa iniziativa che vede con tante presenze da parte del Vaticano, da parte dell'esercito, la scuola e quindi le migliori forze che devono essere sempre più unite per un progetto che sia di comunanza di intenti. Che cos'è questa comunanza? Il miglioramento della società attraverso anche il miglioramento di se stessi. Siamo particolarmente contenti di avere oggi qui con noi Don Gino Romanazzi, in quanto è stato il primo interfaccia tra il Comando Militare Esercito Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese. Don Gino, a lei la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio la preside, la dirigente scolastica, ringrazio questa scuola, ringrazio tutti gli organizzatori di questa bellissima manifestazione, perché è un incontro che permette innanzitutto di vedere che possibilità c'è per noi di inoltrarci nell'esperienza della vita. Intanto questa manifestazione nasce da un protocollo d'intesa tra l'esercito, la Conferenza Episcopale Pugliese e quindi la scherma e quindi l'Università di Bari, e con il patrocinio del CONI c'è questa grande collaborazione perché si possa attraverso lo sport continuamente educare, interfacciarsi con i ragazzi
perché possano avviarsi all'esperienza della vita con lo sport, in quanto lo sport, per il modo con cui si porta avanti, riesce veramente ad educare all'esistenza, quindi è come un laboratorio, e in questo stiamo trovando una grande disponibilità da parte di questi ragazzi, collaborazione con gli adulti, collaborazione con tutto il personale della scuola. È molto bello che non ci si fermi davanti alle difficoltà, ma come avviene per la scherma, le difficoltà si affrontano e c'è sempre il rispetto reciproco dell'uomo, della persona. Quello che stiamo facendo non sarebbe stato possibile senza un braccio operativo, senza l'incondizionata, volontaria e gratuita disponibilità della Federazione Italiana Scherma ed in particolare del presidente pugliese, l'avvocato Matteo Starace, sempre presente in tutte le iniziative e sempre proattivo nel proporre di Presidente, a lei la parola. Buongiorno a tutti, anche se esercito la professione dell'avvocato, l'emozione di quando sono fuori aula mi dà forza per essere sempre in queste situazioni. Ormai ho degli amici consolidati, il generale Prezioso e Don Gini, maggiore La Stella, perché oggi la Puglia fa tris, perché quindi dopo Bari e Lecce siamo qui a Manduria. Il protocollo d'intesa nasce a monte da un'idea di Papa Bergoglio, il quale sulla base di una sua esperienza di quando era cardinale in Argentina ebbe l'intuizione di abbinare lo sport in generale per l'inclusione dei giovani magari meno fortunati, dei ragazzi meno inclusi. Sicché su questa base si è creato un popolo d'intesa tra la Comunione Episcopale Italiana, tra l'esercito e la Fede Scherma a livello di vertici nazionali, e poi man mano si è calata nei territori. Il primo progetto è stato sottoscritto a Napoli, il secondo a Bari, il terzo a Lecce, e adesso con piacere siamo qui a Manduria. Io come referente territoriale della Fede Scherma ho il massimo del piacere, perché noi già nelle società e nei territori in generale, in tutte le città e cittadine della Puglia, e anche i miei colleghi presidenti di altre regioni, è una delle nostre mission occuparci del vivaio, ma non soltanto in senso agonistico, ma proprio rispetto alla valorizzazione del giovane e come momento culturale e di arricchimento della persona e del futuro cittadino. Conclude gli interventi il generale Mauro Prezioso, comandante territoriale dell'esercito in Puglia. Buongiorno a tutti. Allora, sono in veste istituzionale, qui dovrei parlare del progetto, ma siccome avete già detto tutto, parlerò di altro, perché cosa devo aggiungere oltre quanto già è stato detto dai relatori precedenti. Darò quindi un'interpretazione personale alla giornata di oggi. Del resto con Manduria io ero debitore, perché a maggio dell'anno scorso abbiamo fatto tante cose, però una non l'ho fatta, no? Venire qui e inaugurare la mostra della Grande Guerra, perché in contemporanea lì era un esempio di attività. Quindi essere qui oggi è per me importante, proprio dal punto di vista personale. Quindi dovevo a questo istituto in particolare la mia presenza ed essere qui oggi. L'iniziativa nasce poiché a livello centrale è stata ratificata, diciamo, un protocollo tra il Pontificio Consiglio della Cultura e il Ministero della Difesa. A livello poi Comando Forze Operative Sud sono state date diciamo, degli input per poter a livello regionale mettere in atto quanto ratificato a livello centrale. Noi in Puglia abbiamo messo a un tavolo diverse organizzazioni, tra cui quelle scolastiche, la Conferenza Episcopale Italiana, la Federazione Italiana Scherma,
l'Ateneo di Bari, perché assolve una funzione importante, e ovviamente il Comando Militare Esercito Puglia. Lo scopo è quello di entrare nella fase operativa del progetto. Siamo già in fase operativa perché il progetto è già iniziato a Bari, a Lecce, e questa è la terza tappa qui a Manduria, per cui lo scopo è quello di coinvolgere, dare opportunità ai giovani e alle persone meno fortunate, imparare a divertirsi seguendo le regole. Questo è lo scopo dell'iniziativa.